Questo documentario narra le trasformazioni del centro storico di Albano Laziale nel complesso del suo paesaggio, un paesaggio che è stato modellato e trasformato nel corso dei millenni partendo dai grandi eventi naturali che hanno costituito la formazione del vulcano Laziale fino ai nostri giorni, all'urbanizzazione moderna e contemporanea. È una trasformazione di paesaggio che rappresenta inizialmente l'opera della natura, ma andando avanti nei secoli sempre più sarà modellato dall'agire e dalla volontà dell'uomo, che utilizza anche il materiale che la natura stessa offre per dar forma alla città. Il territorio dei Colli Albani è stato morfologicamente costruito grazie a un'attività intensa e molto importante di un vulcano, il vulcano Laziale, che è anche conosciuto come vulcano dei Colli Albani, ma il nome scientifico è proprio vulcano Laziale. L'ultima fase di attività di questo vulcano ha dato origine al lago che abbiamo qui alle spalle, al lago di Albano, al lago di Nemi e quello che non è più un lago, quello di Ariccia. Il motivo per cui esistono queste aree depresse, decentrate rispetto all'asse strutturale del vulcano, è dovuto al fatto che sono la coalescenza di crateri originati grazie a delle eruzioni vulcaniche molto esplosive, anche in questo caso, una fase in cui il magma interagisce con l'acqua e si chiama fase idromagmatica, e che hanno appunto creato questa morfologia molto suggestiva. Per comprendere il corteo floristico di questo territorio dobbiamo partire da un dato di fatto. Le quote altimetriche del territorio albano vanno dal livello del lago, quindi a una quota molto bassa, fino al livello di Monte Cavo, del Monte Albano per eccellenza, che è circa 1000 metri di altezza. Questo favorisce, ha favorito nel passato e continua a favorire, l'impostarsi di boschi, di foreste non primarie, ma insomma di foreste del paesaggio umano, che vanno dalle lecete termofile, quindi abituati a climi più caldi, fino alle faggete che rappresentano nell'Appennino centrale i boschi di maggior temperatura fredda. Il governo che subisce questo bosco è un governo definito di ceduazione, quindi di utilizzazione forestale di questa massa legnosa per usi sia edili, quindi per travi e sostegni di tutto il nostro edificato, ma soprattutto per il pregio di questo legno di castagno, per preparare le doghe per costruire le botti, per preparare tutte quante le attrezzaggi per consentire la coltivazione della vite, e quindi un uso particolare di questo legno che è stato esportato non solo in tutta Italia ma anche in tutta Europa. Molte botti francesi sono realizzate con il legno di castagno dei castelli romani. Per avere un primo nucleo urbano significativo dobbiamo attendere, ma già in epoca repubblicana romana abbiamo una presenza sul territorio di ville, di patrizi romani, di ville rustiche, vere e proprie fattorie e soprattutto di tombe, alcune importantissime come quella dietro alle mie spalle, la tomba detta degli Orazi e Coreazzi, che rappresenta un po' il simbolo di Albano, tombe appunto che si spiegavano lungo tutto il tragitto della Via Appia. Ma alla fine del secondo secolo d.C. un importante avvenimento cambiò radicalmente la storia di Albano. L'imperatore Settimio Severo arrivò dal Medio Oriente a Roma per avere in consegna il titolo di imperatore e portò con sé la seconda legione partica. I legionari della seconda legione partica costruirono proprio ad Albano il primo nucleo abitato di Albano, i Castra Albana, gli accampamenti dei legionari. L'attuale centro storico di Albano sorge sull'insediamento dei Castra Albana voluti da Settimio Severo all'inizio del III secolo d.C. Questo impianto, assolutamente eccezionale per l'epoca, non sono noti altri accampamenti militari all'interno dell'impero, dette
il primo impianto della città di Albano. Oggi ancora visibile nelle strade che percorrono il centro storico e nella monumentalità di alcuni siti che si ergono come in nessun altro dei paesi dei castelli romani. Basti pensare alla Porta Pretoria che ancora oggi, seppur seminascosta negli edifici moderni, svetta sulla via Appia che corre nelle sue vicinanze, oppure all'anfiteatro che si trova nella parte opposta rispetto alla via Appia stessa. L'accampamento fu un accampamento di impianto regolare, rettangolare, sviluppato in senso est-ovest proprio davanti, di fronte alla via Appia, perché questo permetteva ai legionari un controllo anche del mare e dei percorsi che in quello che era l'Albanum si snodavano. Ci troviamo davanti alle catacombe di San Senatore, una delle testimonianze più importanti del cristianesimo ad Albano. Si tratta di un sito esterno al centro storico della città, perché come voleva un'antica legge romana, quella delle 12 tavole, homo mortus in urbe, né seppellito né aurito, un uomo morto non può essere né sepolto né cremato all'interno della città. Dopo la pace costantiniana, le sepolture vennero trasportate all'interno della città, del centro storico, e questo luogo rimase in memoria dei martiri cristiani come luogo di culto. Albano è un territorio, prima che il nome di una città, un territorio che incrocia la via Appia, siamo al 14°-15° miglio. Le origini cristiane sono collegate a questa sua collocazione. Via Appia significa anche passaggio degli apostoli, c'è una tradizione ad Ariccia in cui si parla del passaggio dell'apostolo Paolo, addirittura collocano alcune tradizioni proprio nell'antica Ariccia, episodi relativi alla dialettica fra San Pietro e Simon Mago. Mi piace guardare alla nostra Basilica Cattedrale come alla testimonianza di un cristianesimo che ormai è entrato nella città, un cristianesimo che ha ormai acquisito la sua legalità. Liber Pontificalis attribuisce la fondazione di questa basilica a Costantino. Pio IX volle restituire con un apposito documento il titolo di Basilica Costantiniana, dedicandola a San Giovanni Battista. Albano è fin dall'antichità una delle sedi suburbicarie che in qualche maniera fanno corona alla Chiesa di Roma. Le testimonianze ci dicono che il vescovo di Albano era uno dei tre vescovi suburbicari che avevano la facoltà di ordinare vescovo il nuovo vescovo di Roma. Ci troviamo di fronte alla cattedrale di Albano. L'attuale cattedrale fu realizzata sopra i resti della Basilica Costantiniana, una basilica importante voluta dall'imperatore Costantino nel IV secolo d.C. E di cui troviamo tracce nel Liber Pontificalis, in cui appunto si dice che l'imperatore donò i resti degli accampamenti della seconda legione partica ormai abbandonati alla chiesa di Albano. Tra l'VIII e il IX secolo d.C. la basilica fu completamente distrutta da un violento incendio, ma ricostruita immediatamente da Papa Leone III. I cambiamenti non riguardarono soltanto la struttura, ma anche il titolo. Mentre nel Liber Pontificalis sappiamo che la basilica era stata dedicata a San Giovanni Battista, sappiamo appunto che Papa Leone III dedicò la nuova cattedrale a San Pancrazio. Dobbiamo considerare che la cattedrale di Albano costituì non solo un punto di riferimento religioso per la comunità albana, ma anche un polo urbano. Infatti nel Medioevo probabilmente il primo centro abitato si
realizzò all'interno di tre poli di riferimento: a nord quello della cattedrale, a sud quello della fortezza dei Savelli costruita su una cisterna romana e ad occidente, sopra gli imponenti resti delle terme di Caracalla, si costituì un vero e proprio nucleo abitato che prese il nome di Cello Maio. Siamo in pieno Medioevo. Albano, da piccolo centro della campagna romana, si trasforma in un feudo della famiglia dei Savelli, una famiglia aristocratica che terrà le proprietà su queste terre fino al 1696, quando il Papa Innocenzo XII requisirà i loro possedimenti e li acquisirà alla Camera Apostolica. Da quel momento Albano sarà parte dello Stato Pontificio. Con la fine del dominio dei Savelli e il passaggio allo Stato Pontificio del territorio albano, anche il centro storico della città subì delle importanti trasformazioni che innovarono l'aspetto urbanistico e il paesaggio della città. Palazzi, ville contribuirono a fare di Albano il centro, uno dei centri preferiti del Grand Tour, quando artisti, letterati, studiosi e nobili di tutta Europa si riversavano ai castelli romani alla ricerca delle testimonianze del passato e anche alla scoperta di tradizioni popolari locali. Come nel Medioevo il centro storico di Albano fu caratterizzato dai tre poli di cui abbiamo detto, anche nel momento di passaggio tra il XVIII e il XIX secolo si costituì una nuova tripolarità di Albano, questa volta dall'alto verso il basso, dove la chiesa di San Paolo rappresentava il vertice di un triangolo, un bel triangolo, un tridente barocco che si apriva verso il centro storico della città. Questi edifici vennero abitati da importanti famiglie dell'aristocrazia romana come i Doria, i Panfili, i Rospigliosi, i Ferraioli, ma anche da cardinali come Lercari, che alla sua morte donò il suo splendido palazzo barocco alla diocesi di Albano e da quel momento fu sede episcopale dei vescovi di Albano. Siamo nel 1867, primi giorni di agosto. Improvvisamente il centro storico di Albano fu sconvolto da una grave, imponente epidemia di colera. Quasi 500 morti su circa 6.000 abitanti, fu strage. Albano venne isolata dal resto del territorio. Furono inviati i soldati pontifici, i famosi soldati zuavi, un contingente, ad aiutare una città allo sbando. E quei soldati portarono i defunti uno dopo l'altro in questo cimitero, il cimitero comunale costruito pochi decenni prima, e qui tre di loro giacciono sepolti. Superata l'ondata distruttiva del colera, Albano si avvicinò ad un'altra fase storica, divenne parte del Regno d'Italia ormai unificato e cambiò anche nome, da Albano divenne Albano Laziale per distinguersi da altri paesi con lo stesso nome. Da quel momento la tecnologia fece sì che le distanze con Roma si accorciarono, diminuirono, ferrovia, autobus portarono Albano ad essere sempre più vicina alla capitale ed entriamo nell'ultima fase della vita del centro storico di Albano, quello attuale. È qui terminato questo nostro viaggio, breve ma spero interessante e significativo, nella storia, nell'evoluzione del paesaggio urbano di Albano, partendo dalla più antica età geologica fino ai nostri giorni, fino all'Albano contemporanea, abbiamo assistito a dei cambiamenti epocali che hanno trasformato la visione del paesaggio, grazie anche e soprattutto all'opera dei cittadini, degli uomini e le donne che hanno vissuto e che vivono in questo territorio. E spero di ritornare qui a raccontare di nuovo ulteriori trasformazioni e vicende storiche di Albano.